risalire le proprie origini da parte dei figli adottati, lo si fa appunto con un punto di equilibrio che ritengo sufficiente per poter esprimere il mio voto a favore e ringrazio il mio gruppo per poter esprimere in libertà il mio voto. Grazie. Grazie onorevole Bordo. Ora la parola al relatore. Prego, Sì, onorevole. telegraficamente, Presidente, per ringraziare la Presidente Ferranti, il Sottosegretario Ferri per il contributo, per ringraziare tutti i componenti della Commissione Giustizia, a partire dai componenti del Comitato dei Nove, i componenti delle Commissioni Affari Sociali e Affari Costituzionali per il contributo che hanno dato, tutti i colleghi per la discussione accesa, interessante, diciamo, e anche complessa che abbiamo affrontato insieme quest'oggi a partire dai proponenti dei disegni di legge che hanno dato modo di affrontare il tema. Ringrazio infine i funzionari della Commissione Giustizia per la preziosa collaborazione, come tutti i funzionari della Camera che ci hanno supportato. Grazie. Grazie onorevole Berretta. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul testo unificato delle proposte di legge numero 784, 1343, 1874, 1901, 1983, 1989, 2321, 2351A, disposizioni in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. È aperta la votazione. Fanucci. Gasparini, sì, aspettiamo. Pilozzi. Pilozzi. Ci siamo? Cominardi.